tentazione. Gesù è condannato a morte. Adoriamo Cristo e ti benediciamo. Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo, disse: mi avete portato quest'uomo come sobillatore del popolo. Ecco, l'ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui nessuna colpa di quelle di cui lo accusate. Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che venisse crocifisso, e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. Gesù non è vittima della forza del destino, è salito sulla croce perché l'ha voluto. La sua accettazione non è rassegnazione passiva, ma è accoglimento della croce, è accettazione della volontà del Padre. È una visione bellissima che si schioda dalla situazione di condannati a vita. Quando Gesù bambino fu presentato al Tempio, disse a Maria sua madre: questo bambino è qui per la rovina e la resurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Santa Maria, donna dell'ultima ora, quando giungerà per noi la grande sera e il sole si spegnerà nei barlumi del crepuscolo, mettiti accanto a noi perché possiamo affrontare la notte. È un'esperienza che hai già fatto con Gesù quando alla sua morte il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra. Questa esperienza ripetila con noi. Piantati sotto la nostra croce e sorvegliaci nell'ora delle tenebre. Gesù è aiutato da Simone di Cirene. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone. Se è vero che ogni cristiano deve accogliere la sua croce, deve anche schiodare tutti coloro che vi sono appesi. Noi oggi siamo chiamati ad un compito dalla portata storica senza precedenti: sciogliere le catene inique, togliere i legami del gioco, rimandare liberi gli oppressi. Pertanto dobbiamo lasciare il belvedere delle nostre contemplazioni panoramiche e correre in aiuto del fratello che geme sotto la sua croce personale. Thank you.
prestato e rivendi il reietto dell'uomo, uomo dei dolori che conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non avevamo alcuna stima. Eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. La riconciliazione verso i nostri nemici. Noi dobbiamo assolutamente dare aiuto al fratello che abbiamo estraniato dai nostri affetti, stringere la mano alla gente con cui abbiamo rotto il dialogo, porgere aiuto al prossimo col quale abbiamo categoricamente deciso di archiviare ogni tipo di rapporto. E su questa scarpata che siamo chiamati a vincere la pendenza del nostro egoismo e a misurare la nostra fedeltà al ministero della croce. Quinta stazione. Gesù cade la seconda volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E con la tua croce egli è stato trafitto per i nostri peccati, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Purtroppo la nostra vita cristiana non incrocia il Calvario, non si inerpica sui tornanti del Golgota. Come i Corinzi, anche noi la croce l'abbiamo inquadrata nella cornice della sapienza umana e nel telaio della sublimità di parola. L'abbiamo attaccata con riverenza alle pareti di casa nostra, ma non ce la siamo piantata nel cuore. Pende dal nostro collo, ma non pende sulle nostre scelte. Le rivolgiamo inchini in chiesa, ma ci manteniamo agli antipodi della sua logica. Sesta stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Adoriamo Cristo e ti benediciamo. Seguiva Gesù una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Al Golgota si va in corteo, pregando, lottando, soffrendo con gli altri, non con arrampicate solitarie, ma solidarizzando con gli altri, che per avanzare insieme si danno delle norme, dei progetti, delle regole precise, a cui bisogna sottostare da parte di tutti, se no si rompe il tessuto di una comunione che una volta lacerata richiederà tempi lunghi per pazienti di cuciture.
Gesù è inchiodato in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero Gesù e i due malfattori. Uno a destra e l'altro a sinistra. Ecco le barriere entro cui si consumano tutte le agonie dei figli dell'uomo. Gesù è disteso sopra la croce, l'orda feroce sopra di sta. Gesù, Gesù, mio bene, Gesù, Gesù, mio bene, Santa nel mio cuore, le vostre vene. Dodicesima stazione. Gesù muore per noi sulla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò.
soldati, vedendo che Gesù era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Giorno, quando avrete finito di percorrere la via del Calvario e avrete sperimentato come Cristo l'agonia del patibolo, si squarceranno da cima a fondo i veli del Tempio e della storia e finalmente saprete che la vostra vita non è stata inutile, che il vostro dolore ha alimentato l'economia sommersa della grazia, che il vostro martirio non è stato un assurdo, ma ha ingrossato il fiume della redenzione, raggiungendo i più remoti angoli della terra. Al crudo scempio d'un Dio che muore, scossa d'orrore, natura va, fendonsi monti, si oscura il cielo, squarciasi il velo del sacro altare. Gesù è deposto dalla croce. Adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora lo calò giù dalla croce e, avvoltolo in un lenzuolo, lo depose in un sepolcro nella roccia. Fratello che soffri, c'è anche per te una deposizione dalla croce. Ecco già una mano forata che schioda dal legno la tua. Ecco un volto amico, intriso di sangue e coronato di spine, che sfiora con un bacio la tua fronte. Ecco un grembo di donna che ti avvolge di tenerezza. Coraggio, mancano pochi istanti alle 3 del pomeriggio. Tra poco cederà il posto alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori e il sole della Pasqua irrorerà tra le nuvole.